Vicerede Etiopia nelle fertili zone dell'Ararino. L'Augusto Principe, accompagnato dal governatore generale Nasi, dopo aver visitato Gigica, importante centro poco distante dalla linea di confine con la Somalia britannica e la cui camionabile apporterà un valido ausilio ai traffici con l'oceano indiano, si è recato ai pozzi di Gabaileg, dove le genti delle cabile della regione lo hanno accolto con commoventi dimostrazioni di gratitudine all'Italia, elargitrice del dono più prezioso, l'acqua, in una zona dove, appena 3 anni or sono, la ricerca di beveraggi era causa di continue risse e perfino di guerre feroci fra le diverse cabile. I pozzi in funzione dal dicembre 1937 danno 25.000 litri giornalieri di acqua e sono forniti di abbeveratori metallici e di cemento per una capacità di 4.200 litri. A Deder il viceré sosta in omaggio dinanzi alla tomba della medaglia d'oro sottotenente Filippo Marini, prima di raggiungere il paese, dove lo attendeva il pittoresco spettacolo della sfilata di oltre 5.000 uomini a muletto, venuti dai punti più lontani della residenza per unirsi alla popolazione nell'omaggio entusiastico all'inviato del re imperatore.